dal suo destino assolutamente dedicato in una situazione come quella del Mezzogiorno, in cui il lavoro diventa tema centrale e fondamentale per dover pensare alla possibilità di sviluppo, a un'opportunità di sviluppo. Diritto e dovere, il lavoro è centrale nell'articolo 4 della Costituzione, che è stato divulgato ai ragazzi profaghi di Salerno. Nell'ambito degli incontri di Viva la Costituzione, voluti dalle associazioni Abbraccio e Paolo Masullo, per approfondire i primi 12 articoli della Carta Costituzionale Italiana. Sì, la Costituzione prevede sostanzialmente che sia un diritto, che è quello che riconosce l'articolo 4, ma al tempo stesso riconosce il fatto che ogni persona deve partecipare, per quante sono le sue possibilità, al benessere sociale. Questo al tempo stesso però vuol dire che le persone vanno messe nelle condizioni di poter esercitare questo diritto, che al tempo stesso è un dovere, e ovviamente nel mondo di oggi queste condizioni sono un po' complicate, perché troppo spesso il lavoro è precario, è difficile, quindi sono necessarie ovviamente politiche che permettano all'articolo 4 di essere reale, ma di essere reale anche nella dignità della persona, come considera elemento a cui si riferisce la Costituzione nel suo insieme, e questa dignità richiede che il lavoro non sia precario come invece è troppo spesso oggi. All'incontro, moderato dal giornalista Edoardo Scotti, era presente anche l'imprenditore agricolo Nicola Nicodemo della masseria Cugno. Sicuramente l'agricoltura è una prospettiva a 360 gradi per i giovani di oggi. Oggettivamente è cambiato tanto, sono cambiate tante cose rispetto a un bel po' di anni fa. Oggi fare agricoltura è davvero tanto difficile. È una di quelle attività che sicuramente richiede tanto sacrificio, tanto impegno, un ritorno alle tradizioni, sia da un punto di vista agronomico che da un punto di vista allevatoriale, non potrebbe che fare bene oggi alla società e a tutto quello che ci circonda.